Una nuova strada terapeutica per affrontare le malattie epatiche croniche e la piastrinopenia severa, a vantaggio sia dei pazienti sia del sistema sanitario. Per capire di che cosa si tratta, siamo partiti dall'inquadramento delle patologie che colpiscono milioni di persone in Europa, con il professor Umberto Vespasiani Gentilucci del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Normalmente le piastrine sono intorno a 150.000-400.000 per millimetro cubo, per trombocitopenia o piastrinopenia si parla sotto le 150.000 e severa sotto le 50.000. Si tratta di una complicazione abbastanza frequente nelle malattie del fegato, in particolare nella cirrosi epatica. Il problema è che le piastrine servono per coagulare il sangue, cioè per far coagulare il sangue, quindi di fronte a qualsiasi tipo di insulto che arriva all'esterno o all'interno del nostro corpo sono il primo meccanismo di chiusura della breccia che si è aperta dove esce il sangue. Quindi il paziente cirrotico con trombocitopenia severa è un paziente che ha un rischio di sanguinamento aumentato, a maggior ragione se poi deve essere sottoposto a alcune procedure invasive. Fino ad ora la terapia per combattere queste carenze di piastrine prevedeva le trasfusioni da praticare in ospedale, ma grazie alla nuova molecola le cose possono cambiare. Domenico Alvaro, professore ordinario di gastroenterologia all'Università La Sapienza di Roma. Da meno di un anno a questa parte noi abbiamo a disposizione un farmaco che si chiama losutromovan, il quale agisce con un meccanismo molto innovativo. Infatti si lega ai recettori della trombopoietina, mimetizzando l'ormone e inducendo la formazione di nuove piastrine. Il farmaco si somministra per bocca, una sola compressa al giorno, e nell'arco di già di 5-6 giorni, il trattamento dura 7 giorni, è in grado di produrre un incremento delle piastrine sopra la soglia di rischio di 50.000, in almeno, secondo degli studi, dall'80 al 90% dei pazienti. Secondo i medici interpellati, quindi, la nuova terapia consente un significativo miglioramento della qualità della vita dei pazienti, ma anche, come ci ha confermato la dottoressa Enrica Maria Proli, direttore UOC Farmacia del Policlinico Umberto I di Roma, anche risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Dal punto di vista economico, il farmaco ha un grande vantaggio rispetto alla terapia tradizionale, che è una terapia a base di trasfusione di piastrine. Per quanto riguarda la situazione Lazio, del meno 33%, considerando lo sconto confidenziale. Per quanto riguarda Italia, considerando il prezzo che viene utilizzato in gazzetta, cioè l'ex factoring, del meno 18%, quindi in ogni caso molto vantaggioso. Semplicità di somministrazione e possibilità di curarsi a casa sono i maggiori vantaggi della nuova terapia, sottolineati anche dalle associazioni dei malati.